La metodologia di allenamento è cambiata anche qui veramente molto radicalmente. Innanzitutto perché non si fanno più fondamentali, o meglio, si fanno veramente molto poco. Forse considerandoci professionisti, che una volta era una parola inusuale per il mio sport, oggi pensiamo e immaginiamo che uno si dovrebbe preparare da solo. Il fondamentale è una cosa che dovresti allenarti da solo, trovare il tempo e il modo per allenarti. È un concetto che può essere corretto, ma io credo che non sia, voglio dire, costruttivo, perché comunque una squadra migliora quando l'individuo migliora, quindi l'individualità migliorano, la squadra migliora. E secondo me il fatto che non si fanno più fondamentali, o quantomeno molto pochi, è un degradare della pallacanestro. Sì, oggi il giocare col centro e il centro giocare tecnicamente, quindi con una serie di movimenti che, permettetemi di dire, il gancio cielo, per fare dei nomi celebri quali Jabbara o giù di lì, oggi non si usano più. Non so perché, onestamente me lo chiedo, perché è un movimento che non sarebbe immarcabile a chi lo riesce a fare bene, eccetera. Quindi tendenzialmente io credo che, appunto, è talmente cambiata la pallacanestro che non si ha neanche più la voglia di insegnare certe cose ai centri, anche perché i centri ormai devono fare solo specifiche cose, punto. Ecco, dicevi il gioco L, oggi, che poi è tradotto col pick and roll, lo fanno tutti. Quindi hai una caratteristica che il centro ha una buona, discreta mano da fuori, allora puoi giocare anche col centro pick and roll, se no non lo fanno più, viene quasi messo in un angolo, devi prendere i rimbalzi, devi fare dei blocchi e niente di più. Questo è un po', secondo me, ridurre il gioco da pallacanestro. Io credo che giocare a pallacanestro bisogna giocare col centro. Io la prima cosa che farei è metterei la linea da tre punti vera. Cioè, questa distanza qui ormai non è più un tre punti, è un tiro di tutti. Ok, quindi porterei alla distanza NBA la linea da tre punti, in modo da complicare un po' il tiro da tre punti e provare a rigiocare dentro l'area con i centri.